Allora, primo fatto, un paio di considerazioni ancora sulle proprietà algebriche. Prima considerazione, mi è stato chiesto, ma perché non hai detto se i reciproci o gli opposti sono unici? In realtà potevo dirlo, però non è necessario farlo perché sono unici. Facciamo un esempio. Cos'è il reciproco di x? Supponiamo che x sia diverso da 0. Il reciproco di x rispetto, inverso rispetto al prodotto, è un numero y tale che x per y sia uguale a y per x che faccia 1. Ecco, questo non so se l'ho scritto, ma la moltiplicazione la devo fare da tutte e due le parti. Mi pare di averlo scritto, però non so se. Supponiamo che ce ne sia un altro, quindi che ci sia anche un altro numero x per z uguale z per x che faccia 1. Andiamo a fare questo prodotto. Y per x per z. Allora, questo prodotto lo posso scrivere usando la proprietà associativa in questo modo. Però a sinistra x per z fa 1, viene y per 1 che fa y, e a destra y per x fa 1 e quindi viene 1 per z che fa z. Quindi, come vedete, se ci fossero due reciproci, chiaramente dovrebbero essere uguali. Quindi questa è la dimostrazione che il reciproco è uguale. Questo schema di dimostrazione vale per l'immenso rispetto a qualunque operazione. Quindi l'opposto è unico, il reciproco è unico e così via. Quindi l'immerso è unico, basta ricordarsi che l'immerso, diciamo, rispetto alla somma o al prodotto è unico. Invece voglio fare un'altra osservazione, questa è di carattere un attimo più complicato, quindi chi non la dovesse capire, di primo acchito, non si faccia troppi problemi. Allora, immaginiamo di avere... Allora, voi sapete che la divisione col resto non ce l'avete solo sugli interi. No, io faccio una divisione col resto, 39 diviso 7 fa 5, con resto di 4. 7 per 5 è 35, 39 è 4. Però esiste anche una divisione sui polinomi. Qual è? Quella di Ruffini. Quindi, per esempio, se io voglio fare 3x quadro più 1 fratto x più 1, come si fa? 3x quadro fratto x fa 3x, qua metto meno 3x quadro meno 3x, faccio la somma, viene meno 3x, meno 3x fratto x fa meno 3, qua viene più 3x più 3, faccio la somma, viene, qua viene 0, qua viene 1 più 3 che fa 4, quindi io posso scrivere che 3x quadro più 1 è uguale a x più 1 per 3x meno 3 più 4. Dividendo, divisore, quoziente RS. Ok? È chiaro che questo è un ripasso molto veloce della divisione di Ruffini. La divisione di Ruffini come si fa? Qua si scrivono, stiamo parlando di polinomi in una indeterminata. Voi dite in una variabile, però il termine tecnico in algebra si chiama indeterminata. Ma comunque, si prende il polinomio, si mettono tutti i monomi di fila, dall'ordine più alto verso l'ordine più basso. Poi si fa
la divisione del monomio con l'ordine più alto per il monomio dell'ordine più alto del divido. Poi qua 7 per 5 è 35, meno 35 la somma la facciamo a mente, diciamo 35 arrivare a 39 ci manca 4. Qua invece 3x per x più 1 che fa 3x quadro più 3x, lo mettiamo qui, ci cambiamo segno e facciamo la somma. Che succede? Che il termine di grado 2 se ne va, poi si prende il termine di grado 1 e si rifà la stessa divisione per il monomio più grande del divisore e si continua fino a quando? Fino a quando siamo arrivati a un resto che non abbia grado inferiore a quello del divisore. In questo caso il grado del divisore è 1 e quindi il resto deve essere di grado 0. Non è che posso ripassare, fare il ripasso proprio di tutto, però la divisione di Ruffini si fa così. E la relazione che si ottiene è sempre che il dividendo è uguale al divisore per il quoziente. Okay? Ah, in questo caso è facile verificarla perché questo è 3 per x meno 1, questo è x più 1, e quindi questo qua è un prodotto notevole che è 3x quadro meno 3. Sommateci 4 viene 3x quadro meno 3. X più 1 per x meno 1 fa x quadro meno 1, 3x quadro meno 3 più 4 fa x quadro più 1. Ok. L'algoritmo di divisione col resto è un algoritmo importante perché appunto esiste nei numeri e nei polinomi con una indeterminata e ci permette determinate conseguenze di tipo algebrico. Andiamo a vederne uno. Andiamo a prendere i polinomi di grado 2, però non a coefficienti in z, perché a quel punto ce ne ho infiniti, di grado 1 scusate, ma a coefficienti in z2. Allora chi sono? Abbiamo 0 e 1 che sono le costanti, cioè i polinomi di grado 0, però siccome siamo in z2 i coefficienti possono essere solo 0 e 1, le costanti sono solo 0 e 1. Poi ci sono x, e questo è di grado 1, sarebbe x più 0, e poi c'è x più 1. Questi sono i quattro polinomi che stanno di grado 1 in z, cioè con coefficienti z. Allora, supponiamo di volerli moltiplicare. Allora, abbiamo da fare il prodotto 0, 1, x, x più 1, 0, 1, x, x più 1. Tuttavia vogliamo ridurli modulo qualche cosa. Vogliamo fare cioè la moltiplicazione modulo un polinomio di grado 2. Quale polinomio di grado 2? Prendiamo questo x quadro più x più 1. Che cosa significa? Facciamo la moltiplicazione, dopo la moltiplicazione andiamo a dividere per questo polinomio. Se il risultato è di grado minore di 2 ce lo teniamo, se il risultato è di grado maggiore o uguale di 2 dividiamo per questo polinomio e ci prendiamo il risultato. Perché dividiamo per quel polinomio e ci... vabbè, intanto andiamo a vedere che succede. Allora, qui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, x, x più 1, x, x più 1, fino a qua non ci stanno problemi, perché tutti i risultati sono tutti quanti di grado diciamo minore di 2 e qui non ci sono problemi. Ecco, qua abbiamo x per x, x per x fa x quadro. Adesso proviamo a fare da questa parte. x quadro fratto x
quadro più x più 1. Allora, x quadro fratto x quadro fa 1, qua ho meno x quadro meno x meno 1. In verità meno vuol dire cambiare il segno del coefficiente, ma meno 1 e 1 sono uguali, quindi modulo 2, qua posso anche scrivere così. Solo che x quadro più x quadro fa 2x quadro, ma se vi ricordate 2 z2 vale 0, quindi se ne va. E qui mi rimane x più 1. Allora, qua lo scrivo coefficienti in z2, se no uno che guarda poi le lezioni su web capisce fischio per fiasco. Ok, quindi x per x fa x più 1. E andiamo a vedere x per x più 1. X per x più 1 fa x quadro più x. Ma x quadro più x, quando andiamo a fare la somma, quanto mi dà di resto? Quando facciamo la divisione? 1. Quindi in questo caso qui mi viene 1. E quindi che vuol dire? Che anche x più 1 per x fa 1, perché la moltiplicazione è commutativa. E quando vado a fare x più 1 per x più 1, x più 1 per x più 1 fa x quadro più 2x più 1, ma siccome 2 vale 0, sempre con coefficienti in z2, x quadro più 2x più 1 è come se fosse x quadro più 1. Quando vado a fare questa divisione, qua mi rimane x, quindi questa moltiplicazione vale x. Ora, a noi non ci può non interessare questo discorso, potremmo anche introdurre questi elementi, noi li possiamo anche chiamare 0, 1, 2 e 3. Allora, 0 per tutto fa sempre 0, 1 è l'elemento neutro, quindi fino a qui ci siamo. Adesso 2 per 2 fa 3 e 2 per 3 fa 1, 3 per 2 fa 1 e 3 per 3 fa 2. Quindi abbiamo introdotto, questa è una moltiplicazione speciale, secondo questa tabella di moltiplicazione è come se avessimo detto che 2 per 2 fa 3, 2 per 3 fa 1, eccetera eccetera. Allora, come vedete, stavolta succede che ogni elemento ha un reciproco, perché vedete che 1 per 1 fa 1, 2 per 3 fa 1, 3 per 2 fa 1. Quindi con questa moltiplicazione qui 0, 1 e con la normale. Allora, qual è la somma però stavolta? Attenzione, la somma non è, perché se andiamo a fare la somma, fa 0, 1 più x fa x più 1, x più 1 più 1 fa x, perché fa x più 2, ma 2 vale 0. Qua mi viene x più 0 fa 1, qua più fa x, x più 1 fa x più 1, x più x fa 0 e qua mi viene 1. Qua mi viene x più 1, qua mi viene x, qua mi viene 1 e qua mi viene 0. Quindi attenzione che qua la somma, pure questa è particolare, se io questi li chiamo 0, 1, 2, 3, la somma speciale fa 0, 1, 2, 3, 0, 1,
3, 1, 0, 3, 2, poi qua viene 2, 3, 0, 1, poi 3, 2, quindi questa sarà una somma speciale. Allora, con questa somma speciale, con questa moltiplicazione speciale, i numeri da 0 a 3 diventano un campo. Quindi è possibile avere un campo di 4 elementi. Ora, se io vi faccio questa tabella di somma, questa di addizione, questa tabella di moltiplicazione, voi mi prendete per pazzo, cioè da dove le fate uscire voi? In realtà, se lo faccio con i polinomi, tenendo conto che i coefficienti si riducono a modulo 2 e i polinomi si riducono a modulo x quadro più x più 1 con la divisione di Ruffini, è esattamente la stessa cosa. Li scriviamo così o li scriviamo così, mettendo i nomi, mettendo i numeri, è esattamente la stessa cosa. Quindi è possibile avere un campo di 4 elementi. Si può dimostrare in algebra che qualunque campo deve avere un numero di elementi che è un numero primo elevato a qualche potenza. Quindi esistono campi di 2 elementi, 4 elementi, 8 elementi, 16 elementi, poi esistono campi di 3 elementi, 9 elementi, 27 elementi, campi finiti, ma non può esistere nessun campo con 6 elementi. Questo si dimostra. Adesso a noi non ci interessa, questa cosa è un accenno, può rimanere là, magari non la incontrate mai più e quindi non ve ne importa niente, però sappiate che la cosa perché funziona? Perché i coefficienti li riduciamo a modulo zt e i polinomi li riduciamo a modulo un polinomio. Quel polinomio ha la caratteristica di essere irriducibile, cioè non si può scomporre. Dove non si può scomporre? In z2. Perché se si potesse scomporre dovrebbe essere il prodotto di due polinomi di grado 1. Ma i polinomi di grado 1 sono x e x più 1, sono solo due. X per x fa x quadro, x per x più 1 fa x quadro più x più 1 al quadrato fa x quadro più 1, non c'è nessun prodotto che faccia x quadro più x più 1. Molto semplice, perché questo qua, se ci metto 0 viene 0 più 0 più 1 che fa 1, se ci metto 1 viene 1 più 1 più 1 che fa 3, cioè 1. Quindi non si annulla in nessuna delle due radici, quindi né in 0 né in 1, quindi non si può scrivere. Essendo un polinomio di grado 2, questo mi basta per dire che è irriducibile. Allora, questa cosa rimane là, non la proseguiamo perché non possiamo fare altro, abbiamo un carico di ore limitato, quindi non possiamo fare altro. Però l'unica cosa che vi deve rimanere impressa è che i polinomi irriducibili, cioè che non si possono scomporre come polinomi di grado più basso, sono esattamente l'analogo dei numeri primi. I numeri primi non si possono scomporre come con due fattori più piccoli. Vogliamo che i riducibili non si possono scomporre con fattori più bassi. Chiaro? Cioè con polinomi di grado più basso. Quindi non esistono soltanto i campi, non c'è soltanto Q, non ci sarà soltanto R, ma ci sono anche per esempio i campi finiti. Questi campi finiti servono. Cioè, tutta questa roba che io ho detto qua, è vero che è un accenno, però serve. A cosa vi serve, per esempio? Quando andate e mettete il vostro bancomat dentro la fessura dell'ATM, della macchina che vi dà i soldi, il vostro bancomat, voi semplicemente sbloccate col PIN, diciamo, il bancomat, però poi il bancomat si autentica con una sequenza molto più complicata. Questa sequenza più complicata è basata su un algoritmo che si chiama RSA, che è basato su calcoli fatti così. Ok? Attualmente è fatto così, poi magari domani cambia, però è sempre basato su questioni algebriche. Quindi l'algebra serve, per esempio, per prendere i soldi allo sportello. Senza algebra, quello non riconosce il bancomat e i soldi allo sportello non ve li dà. L'algebra serve per esempio
anche a fare gli acquisti su internet. Ok? Ma vi siete chiesti come fa, quando fate un acquisto su internet, comprate un biglietto aereo oppure comprate una cosa su Amazon, a un certo punto bisogna fare la transazione, e per fare la transazione bisogna mandare dell'informazione privilegiata, il numero della carta di credito e altro. Se per esempio un hacker, e ce ne stanno in giro di hacker, leggesse il numero della vostra carta di credito e la vostra password di del negozio online sul quale fate acquisti, potrebbe fare acquisti al posto vostro, magari se è furbo, invece di comprare una cosa molto costosa, potrebbe fare tanti acquisti di pochi soldi, così la gente non lo denuncia per pochi euro, e poi intanto comincia a trasferire un po' di euro di qua, un po' di euro di là, prende 2000 conti, frega 5 euro per parte e fa 10.000 euro. Si può fare. Però c'è qualcosa che vi protegge. Che cos'è che vi protegge? A un certo punto voi vedete la transazione, c'è un lucchetto verde. Adesso non vi sto a fare l'algebra che sta dietro quel lucchetto verde. C'è comunque qualcuno, allora ricordatevi questo, c'è comunque qualcuno che dà le carte, quindi qualcuno che deve fungere da garante per tutti quanti. Chiaro? Questo qualcuno, se usate Google, è Google, quindi Google può, lui ha la vostra identità, quindi può impersonare la vostra identità. Perché è lui che dà le SSL. Però ovviamente se si scopre che Google ha fregato l'identità di qualcuno, la gente non si, siccome non è l'unico operatore su piazza, ci sono altri operatori che producono browser, a quel punto la gente non si fiderà più di Google, le azioni di Google cadono in borsa, e la cosa finisce subito. Quindi Google non lo fa, Facebook lo fa, l'ha fatto. E infatti ci ha avuto problemi, perché ha detto no, non l'ho fatto io, l'ha fatto quell'altro che si è fregato i dati miei. Allora, tecnicamente chi gestisce il sistema lo può fare, non esistono santi, cioè lo può fare. Questa è la cosa che dovete tenere presente. Un altro, se il sistema è fatto bene, non lo può fare. Allora vi faccio un esempio. Come è possibile che un altro non possa hackerare il sistema? Non ci sta una falla nel sistema. Se il sistema è fatto bene, no. Vi faccio solo una analogia. Supponiamo che io voglia mandare un contenuto, un messaggio in un baule a lui. Allora, supponiamo che io abbia il mio lucchetto con la mia chiave e lui abbia il suo lucchetto con la sua chiave. Io non voglio far viaggiare le chiavi, perché se faccio viaggiare le chiavi qualcuno si fa la copia e poi apre il lucchetto. Voglio però che lui possa aprire, lui e solo lui possa aprire il contenuto del baule e prendere l'interno. Allora, come faccio? Apro il mio lucchetto. Allora, io mando il mio baule, qua ci metto il lucchetto, ok, e il baule è bloccato, però e lui non lo può aprire. Lui cosa fa? Aggiunge a questo lucchetto, aggiunge un secondo lucchetto che è il suo, e lo chiude con la sua chiave e mi rimanda il baule indietro. Io apro il mio, glielo rimando e lui apre il suo. In questo viaggio il baule è sempre stato protetto da almeno un lucchetto, di cui gli altri non hanno le chiavi, perché il lucchetto è mio, me lo sono costruito io, me lo sono fatto io come artigiano, e quindi c'ha solo la mia chiave e non è possibile aprire per un altro, o è molto difficile aprire, cioè, inaprabilità su tantissimo. Può provare una chiave a caso, però, perché sa come sono fatte le chiavi, però la probabilità di azzeccarci la chiave
è infinitesima e quindi ne deve provare molti miliardi di miliardi e quindi non, ci può, non può farlo in tempo utile. La cosa bella di questo sistema è che il sistema, diciamo, le chiavi del lucchetto non sono andate in giro, sono andate in giro solo in questi chiusi. E da lucchetto chiuso o aperto non è possibile costruire la chiave. Ok? Un sistema di questo genere più l'algebra è quello che per esempio può proteggere la proprietà di un bitcoin, che può proteggere, capito, una transazione, si chiama criptografia. Ok? Quindi tutto quello che abbiamo adesso accennato necessariamente dobbiamo stoppare qua, però sappiate che ha delle, diciamo, utilità, non è una cosa così buttata a caso, ma ha delle applicazioni. Ok, detto questo, adesso finiamo con le applicazioni di carattere algebrico, con le, scusate, le proprietà di carattere algebrico di Q, e andiamo a elencare altre proprietà di Q che mi dicono la cosa seguente. Allora, vi ricordate chi era Q? Erano le frazioni. Poi c'avevamo la somma e il prodotto. Abbiamo stabilito che questo era un campo. Campo. Adesso ci aggiungo due aggettivi: ordinato e archimedeo. Adesso spieghiamo cosa significa ordinato e archimedeo. Cominciamo a spiegare prima archimedeo, che è più facile. Allora, se x e y appartengono a q, poi abbiamo che y è maggiore di x e maggiore di 0, allora su q esiste una relazione d'ordine, ora andiamo a investigare. Qual è questa relazione d'ordine? Relazione d'ordine è x maggiore o uguale di y. Come si fa? Allora, allora innanzitutto x uguale p su q è maggiore o uguale di 0 se e solo se p appartiene a n unito 0. Anzi, è maggiore stretto di 0 se solo se p appartiene a n. Vi ricordo che q, il denominatore, appartiene sempre a n. Il denominatore lo vediamo sempre positivo, il segno lo mettiamo solo al numero. Poi x è maggiore o uguale di y se e solo se, per definizione, x meno y è maggiore o uguale di 0. Quindi fate la differenza, se la differenza risulta non negativa, x è maggiore o uguale di 0. Oppure possiamo dire anche x maggiore di y, questo se e solo se x meno y è strettamente maggiore. L'uguale lo possiamo mettere a parte. Maggiore o uguale significa maggiore o uguale. Queste sono le definizioni. Allora, questa relazione gode di alcune proprietà. Le proprietà saranno, le vediamo dopo, però sono riflessiva, un numero è maggiore o uguale di se stesso, transitiva, cioè se x è maggiore o uguale di y, y è maggiore o uguale di z, anche x è maggiore o uguale di z, e antisimmetrica, cioè se x è maggiore o uguale di y, se y è maggiore o uguale di x, allora y è uguale di x. Però, cosa significa archimedeo? Significa che se io ho tre numeri di q, questo è più grande, questo è l'intermedio, e poi c'è 0, sono entrambi positivi, ma questo è più grande,
Allora esiste n numero naturale tale che nx è maggiore di x. Cioè esiste un multiplo del più piccolo che è maggiore del più grande. Esempio, se io abbiamo, che ne so, 343 settimi che è maggiore di 2 terzi che è maggiore di 0, come faccio a fare un multiplo di questo che sia più grande di questo? Se io faccio 343 per 3 per 2 terzi, questo quanto fa? Fa 343 per 2, che sicuramente è maggiore di 343 settimi. Perché questo è più grande di 343, questo è più piccolo di 343, maggiore di 0. Quindi basta moltiplicare il numero di partenza x per il numeratore di questo e per il denominatore di questo. Sicuramente andiamo al di là del numero di questo. Se voi siete preoccupati che qua i denominatori siano tutti e due, per esempio qua potrei avere tutti uni, e allora solo in quel caso alla fine moltiplicate ancora per 2, sicuramente diventa, cioè l'unico caso in cui la cosa non funziona se tutti i numeri in questione sono uni. Ma a me non mi interessa adesso, questo qua lo potete fare per esercizio. Quello che dovete sapere, Archimedeo vuol dire che i due numeri sono sempre in qualche modo confrontabili, cioè se io faccio un multiplo del più piccolo, a un certo punto diventa più grande di quello più grande. È normale, perché se voi indicate, allora, qua sta x, qua sta x, beh, riportare x tante volte, prima o poi y sorpassato. Questa è una cosa, ripeto, si può dimostrare facilmente per via algebrica, ma non è così necessario. Se volete lo fate per esercizio. La cosa importante è sapere che è possibile. Oh, fate attenzione che però, quando sappiamo questo, se passiamo ai reciproci, noi sappiamo anche che un reciproco di reciproco di nx sarà pure più piccolo del reciproco di y. Quindi se io divido y mezzi, y terzi, y quarti, a un certo punto y diviso n diventa minore di x. Cioè se divido y per un numero abbastanza grande, questo diventerà minore di x, così come se moltiplico x per un numero abbastanza grande diventerà maggiore. Questa è la proprietà di essere Archimedeo. È una proprietà semplice, intuitiva e quindi più di tanto è come ordinato significa che esiste una relazione d'ordine maggiore o uguale, relazione di ordine, poi specifichiamo dopo cosa vuol dire relazione d'ordine, è quello che ho detto prima a parole, ma non una qualunque, tale che valgano le proprietà. Oh, queste sono le proprietà caratteristiche che servono per fare le disequazioni. Allora, prima proprietà, x maggiore o uguale di y, se solo se x più z è maggiore o uguale di y più z. Questo per ogni x, y, z, y. Questa è la proprietà numero 1. Quando io devo elencare le proprietà, o devo fare un elenco numerato,
non scrivo 1, 2, 3, 4, o scrivo, ci metto i pallini, un pallino, due pallini, tre pallini, o ci metto le i. La prima proprietà è i, la seconda proprietà è ii, la terza proprietà è iii, la quarta proprietà è iv, cioè numerazione romana. La seconda proprietà, diciamo che qua metto meglio i pallini perché la i, poi quando andremo a fare i numeri complessi, si potrebbe confondere con unità immaginaria, quindi non voglio che questo accada. La seconda proprietà è che se x è maggiore o uguale di 0 e y è maggiore o uguale di 0, allora il prodotto è maggiore o uguale di 0. Allora, se ci pensate un attimo, queste due proprietà sono due proprietà di collegamento del maggiore o uguale con le operazioni di somma e di prodotto. Perché stiamo stabilendo sostanzialmente le due proprietà delle disequazioni. Allora, voi sapete che le due proprietà delle equazioni sono: se io sommo all'equazione la stessa quantità di qua e di là, l'equazione non cambia, e vale anche per la disequazione. Se ho una disequazione, sommo la stessa quantità di qua, al primo e secondo metro, la disequazione non cambia. Poi c'è un'altra proprietà delle equazioni, che se moltiplico un'equazione per un numero diverso da zero, l'equazione non cambia. Qua, se moltiplico una disequazione per un numero maggiore o uguale di zero, la disequazione non cambia, disequazione debole, con maggiore o uguale. Quindi se moltiplico due numeri maggiore o uguale di 0, il prodotto sarà maggiore o uguale di 0. Stavolta non posso dire che sia vero il viceversa, cioè non è se e solo se, perché per esempio meno 3 per meno 2 fa più 6, quindi il prodotto può essere positivo senza che i due fattori sono positivi. Però se io prendo due fattori non negativi, per esempio 2 e 5, 2 per 5 farà 10, che sarà maggiore o uguale di 0. 2 per 0 farà 0, che è maggiore o uguale di 0. Se i due fattori sono non negativi, il prodotto è non negativo. Queste proprietà sono banali, si verificano banalmente, andate a vedere la definizione di prodotto e quindi e di somma, e quindi effettivamente le cose funzionano. Questa proprietà si dice che il campo è ordinato. Anche qua uno dice: ma perché lo scrivi? Lo sappiamo già. No, le cose vanno scritte, perché vedremo che Q è un campo ordinato, R sarà un campo ordinato, quando faremo i complessi, i numeri complessi saranno un campo non ordinato né ordinabile, cioè non esisterà nessuna relazione d'ordine che ce lo può ordinare. Quindi se qualcuno domani se domani sentite in qualunque organo di informazione la notizia che hanno trovato, hanno sviluppato la teoria delle disequazioni sui numeri complessi, sapete subito che è, come si dice oggi, una fake news, una notizia falsa, perché non è possibile fare disequazioni sui numeri complessi. È possibile fare disequazioni in Q, è possibile fare disequazioni in Z, sarà possibile fare le disequazioni in R, non è possibile fare disequazioni sui numeri complessi. Non è possibile. Questo non significa che non si possano ordinare. Io posso ordinare i numeri complessi, ma non avrò queste due proprietà di collegamento rispetto alla somma rispetto alla prodotto. Se pensate che questo sia una una cosa non particolarmente importante, vi invito a riconsiderare la vostra posizione. Perché? Perché è esattamente diciamo uno specchio di questo problema qui, ce l'avete esattamente nel mercato di oggi. Allora voi perché funziona il mercato? Perché voi siete in grado di prendere magari lo stesso prodotto e confrontare il prezzo. Il prodotto è diverso, allora scattano altre considerazioni, ma se il prodotto è identico, voi sapete: ah, c'ho questo telefonino, ah, io l'ho trovato là e sta a 149 euro, mannaggia, io l'ho pagato 180 euro, o
un prezzo superiore, eccetera. Ah, oggi c'era l'offerta e quello stava... Vabbè. Per quale motivo? Allora, supponiamo che io adesso voglia cambiare il mio piano telefonico. Allora avrò vari servizi che sono compresi nel piano telefonico, perché per esempio ho il traffico voce, il traffico dati, i messaggi, poi ho le condizioni di roaming se vado all'estero. Ora, a parte alcune cose che sono state definite per normative europee, eccetera, però qualcuno mi darà traffico illimitato, ma non mi dai messaggini. Qualcuno mi darà traffico voce illimitato, ma non mi dà solo pochi giga di, o pochi, neanche un giga di dati. Qualcuno, e a ogni offerta corrisponderà un prezzo. Qual è? Alcune volte prima, adesso ormai il traffico voce è diventato talmente insignificante che in genere è illimitato, e, però prima c'era, potevi chiamare i telefonini del tuo operatore, se te chiamavi i telefonini dell'altro operatore pagavi un tot, oppure avevi lo scatto alla risposta, poi c'avevi lo scatto alla risposta che contava solo i secondi, puntava, diciamo, ogni volta che scattava un nuovo blocco di secondi scattava lo scatto, e così via. Avevi quelli senza scatto che però contavano i secondi effettivi, quelli che contavano i secondi a blocco, e così via. Qual è il senso di tutte queste cose? Rendere le proposte non confrontabili. Perché se tu hai un parametro R, tu metti tutto in fila. Puoi fare il costo unitario. Se io, è chiaro che se io ho un pezzo di carne da mezzo chilo e mi costa 5 euro e da un chilo la stessa qualità, la stessa carne mi costa 12 euro, mi prendo due di quelli da mezzo chilo, perché stiamo parlando della stessa cosa, o viceversa. Quindi posso fare un confronto, posso ricavarmi un prezzo unitario e fare un confronto. Se invece ho due parametri, allora se io ho tre mele e quattro pere e un altro tizio ha tre pere e quattro mele, chi è più ricco dipende dal prezzo delle pere e delle mele. Magari qua le pere costano di più e lui è più ricco, magari andiamo in un altro posto dove le mele non crescono facilmente e è più ricco quello con le mele. Quindi il senso di tutto ciò è esattamente quello di rendere non confrontabili le proposte. Per quale motivo? Tenersi il cliente. Se il cliente sa che quell'altro, diciamo, allora se arriva un nuovo operatore e ti dà un'offerta molto buona, il tuo operatore tenterà di modificare la sua di offerta per darti almeno una cosa sulla quale sia più conveniente il nuovo operatore, perché altrimenti tu, se su tutte le cose sei sicuro che il nuovo operatore ti dà, diciamo, un rapporto qualità-prezzo migliore, allora te ne va. Questo è molto molto semplice. Quindi il poter confrontare la convenienza di due prodotti, diciamo, per poter confrontare bisogna avere una funzione prezzo che prenda tutto il valore insito nel prodotto e lo trasformi in un'utilità, un valore di utilità che deve essere comunque un numero reale. Allora tu c'hai l'utilità, c'hai il prezzo, fai la divisione e vedi quanto ottieni per unità di, diciamo, che stai pagando. Se non avete, cioè avete mai visto i prezzi fatti a numeri complessi? Avete mai trovato al supermercato che questa cosa costa 3 euro più i 3 più i euro, oppure costa 5 euro, 5 più 4 i euro? Eppure la trovate. Però non è un vero numero complesso, è semplicemente mascherato da una funzione prodotto più, diciamo, una funzione prezzo più complicata, perché certe volte dite, ah, questo prodotto si può ottenere con 7 bollini più un contributo, con 50 bollini più un contributo di 3 euro, perché hanno visto che
arriva a tot bollini, non ci arrivi mai, quindi ti danno 50 bollini, però ci devi mettere 3 euro. Prodotto, allora tu devi sapere quanto costava il prodotto inizialmente. Costava 10 euro. Ci togli 3 euro che devi mettere, sai che 7 euro equivalgono a 70 bollini, quindi su quel prodotto il bollino ti è stato considerato 10 centesimi. Un altro supermercato, diciamo lo stesso supermercato su un altro prodotto ti può dare il bollino valutandolo meno oppure di più. E quindi tu anche lì sei costretto a farti conto. Perché è lui che stabilisce quanti bollini e quanti soldi ci vogliono per darti quel prodotto. E quindi perdi tempo. Ok? Questa è. Invece Q, fino a che stiamo su Q il problema non c'è. Q è un corpo ordinato, cioè ci sta una relazione d'ordine, vale questa, valgono queste proprietà rispetto di somma e prodotto rispetto alla relazione d'ordine. Queste stesse proprietà rimarranno vere anche su R, quindi tra Q e R cambia soltanto la quantità di numeri che ci stanno. R avrà più numeri. Diciamo Q aveva più elementi di Z, però vedremo che poi alla fine come infiniti sono equivalenti. Invece R avrà proprio più elementi, ma nel senso che è proprio un infinito di diverso. Però questo lo vediamo dopo la pausa.